Ciao a tutti, quest'oggi presentiamo un prodotto molto particolare, ovvero una telecamera, diciamo da caccia, della marca Laserback. Eccola qui la confezione che contiene il vostro supporto, qui la vostra telecamera da caccia, il cavo per connettere la vostra telecamera al vostro televisione o quello che volete, il cavo USB per collegare il dispositivo al PC, una base per come supporto per la nostra telecamera, una cintura di sicurezza, diciamo così, da utilizzare per bloccare ancora meglio la nostra telecamera, un manuale di istruzioni in cinese e, grazie a Dio, in inglese, però comunque con tanto di illustrazioni, quindi si capisce, e una brugola per il serraggio del meccanismo. Io non so quanti di voi siano effettivamente cacciatori e utilizzeranno questa telecamera per quello per cui è nata. Io non vi nascondo che l'ho presa per tanare chi nottetempo veniva a far fare i bisogni al cane di fronte al portone di casa mia. Ecco qui la telecamera. Come vedete, ha questo design mimetico che fa capire ancora di più la sua vocazione. Il corpo è completamente plastico, è molto duro, molto resistente e anche un certo peso, eh. Sulla parte frontale abbiamo i nostri tre PIR, eccoli qua, che consentono un campo visivo di circa 120 gradi, quindi potete, qualsiasi oggetto che passerà entro 120 gradi azionerà la telecamera. La nostra fotocamera da 12 megapixel, i nostri LED a infrarossi per l'utilizzo appunto in notturna. Sul retro abbiamo appunto la base dove puoi mettere la piastra. Apriamo, all'interno troviamo un piccolo schermo che poi vedremo in funzione, il vano batterie, in quanto questo piccolo gioiellino si alimenta a batteria o 4 o 8. Si può alimentare anche con un alimentatore che però non è compreso nella confezione. All'interno della telecamera troverete anche una micro SD, eccola qui, da 8 GB già compresa. Come vedete, l'utilizzo è molto semplice, abbiamo dei pochi tasti, tasto replay, tasto menu, tasto avanti e dietro, fotocamera e videocamera, shots, ok, la micro SD, l'ingresso AV, l'ingresso USB, off, test e on, molto semplice. Andiamo a accendere su test, la modalità test è quella che ci consentirà di operare sul nostro dispositivo, ovvero andare nel menu impostazioni e quant'altro. Come vedete, la telecamera è già accesa, il display è piccolino ma comunque si vede abbastanza bene, si vede. Abbiamo anche la lingua in italiano, quindi comunque è facilmente utilizzabile. Possiamo scegliere la risoluzione delle foto, quante foto prendere, la risoluzione dei video, la lunghezza dei video. Possiamo decidere se riprendere anche l'audio. Possiamo impostare anche la sensibilità dei sensori di movimento. Possiamo impostare anche quanto tempo deve trascorrere prima che la telecamera cominci a registrare da quando è passato un oggetto davanti al nostro PIR. Ho detto la lingua, ora data e un timbro sulla foto che può essere l'orario o quello che vogliamo. Abbiamo la possibilità di registrare solamente le foto, solamente i video o foto e video insieme. Molto molto semplice. Per azionare la telecamera metteremo su on, partirà un countdown, non so se si vede, qui appunto ci informa che si sta per attivare la telecamera. Andremo a chiudere, come vedete avete visto il LED, questo è il LED luminoso che ci informa che la telecamera adesso è in funzione. Facciamo una ripresa con la luce, eccola qui, riandremo quindi su test, andremo sulla funzione replay, premeremo ok. Ecco qui la nostra ripresa, questa è la ripresa in modalità appunto con l'illuminazione. Possiamo scegliere di quanto deve essere lunga la ripresa, da 5 secondi fino a 60, come preferite voi. Adesso facciamo una bella ripresa invece in notturna. Allora, abbiamo fatto la nostra ripresa notturna, andiamo sul modalità appunto test, replay. Allora, abbiamo fatto i nostri test, diciamo così, sia in modalità cioè, con illuminazione e senza illuminazione. E lo schermo piccolo, lo schermo è molto piccolo da vedere il video, però vi assicuro che messo su un PC o sulla vostra televisione si vede veramente molto bene. Addirittura la risoluzione è in HD. Potete scegliere anche, come ho detto, di cambiare risoluzione. L'illuminatore LED a infrarossi è molto molto potente, pensate che arriva fino a 20 metri. Come vedete c'è questo LED di notifica che ci dice che la macchina è in funzione. Quando attiveremo invece solamente la macchina in registrazione partirà il LED rosso. Vi dico subito che gli infrarossi in notturna non si vedono, o meglio, un animale non li vede, però hanno un leggero colore rosso che potrebbe essere individuato da qualcuno, diciamo, dalle persone vengono individuati, degli animali no. Il tempo di innesco è assolutamente bassissimo, stiamo parlando di circa 0,6 secondi, quindi vuol dire passa un animale, subito parte la telecamera a registrare.
registra video con risoluzione 1080 progressivi, quindi stiamo parlando di risoluzione HD. L'utilizzo è estremamente semplice anche per chi non è un cacciatore, per chi è abituato a usare questo tipo di oggetti. Io per esempio il mio utilizzo è stato molto più profano, eppure è stato molto semplice e molto veloce e anche molto interessante, in quanto appunto puoi vedere tante cose che alla luce del giorno non puoi vedere. Questa telecamera è rivolta sicuramente ai cacciatori e comunque chi fa uso di questo tipo di attrezzi, però si può usare tranquillamente per i scopi più disparati, ovviamente sempre nella legalità. E il prezzo di vendita è sicuramente molto competitivo, la telecamera è estremamente robusta, ha delle funzioni come abbiamo visto molto interessanti, è facilmente utilizzabile anche da chi non è comunque un tecnico. Quindi che dirvi, io ve lo consiglio assolutamente. A nome mio, a nome di Lord Fener, vi ringrazio e alla prossima, ciao a tutti!